tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Fanesi sul piede di guerra per le bollette onerose del gas. Prometeo replica alle accuse, i conteggi sono regolari. Maturità al via con la prima prova di italiano. Fra le tracce Umberto Eco, PIL, rapporto padre-figlio e donne al voto. Carloni si mobilita per il centro di accoglienza Opera Padre Pio. In arrivo dalla regione 4.500 euro per il ripristino del servizio docce. In 1300 alla BCC Arena per la grande orchestra Bagutti, gli artisti hanno scelto la città di Fano per lanciare il tour nazionale. Buonasera e benvenuti a questa edizione di Occhio alla Notizia. Continuano le proteste da parte dei cittadini per le bollette elevate del gas metano. Oggi abbiamo raccolto la testimonianza di un fanese che, pensate, dovrà pagare quasi 2.000 euro. Sentite. Arrivata questa lettura. Bollette onerose, consumi al minimo, tasse alle stelle e voci non comprensibili a tutti, specialmente agli anziani. È il profilo descritto da molti fanesi che in questi giorni dovranno pagare cifre elevate e definite assurde per i consumi del gas metano, di cui Prometeo Extra ne è titolare. Nel telegiornale di martedì vi abbiamo fatto sentire testimonianze di persone disperate, alcune di queste in fila agli sportelli della Z Holding che gestisce il servizio. Questa sera invece abbiamo incontrato un fanese che dovrà pagare entro fine luglio quasi 2.000 euro. Di quanto è l'importo nell'ultima bolletta? L'importo dell'ultima bolletta è 1970,76. Ecco, lei però ha cercato anche di avere uno storico, il consumo suo medio quanto pagava più o meno? Sui 1200 metri cubi all'anno all'incirca più o meno dal 1995. E ad oggi invece quanti gliene contano? Oggi, diciamo, io dal 2008 il contatore è ripartito da zero, praticamente al 31/12/2015 segnava 8.500 metri cubi di metano, oggi ne segna 11.546 che loro m'hanno stimato. Però a differenza di tempo fa, adesso non siete più in quattro in famiglia ma in due. In due, poi abbiamo un appartamento di 100 metri tutto in piano, con le doppie finestre, diciamo che non, è una cosa, è assurda al 100%, capito? Io ho cercato di chiedere spiegazioni a loro, in un primo momento mi hanno detto che poteva essere un guasto all'impianto, cosa che io ho fatto controllare e a posto, poteva essere un guasto alla caldaia, cosa che io ho fatto controllare, quello è a posto, ho messo in dubbio, dice potrebbe essere il contatore, loro me l'hanno escluso anche perché è un contatore del tipo G4, l'ultima generazione, è stato messo su, installato nel 2008, e quindi non potrebbe essere questo guasto, ma tutt'al più se io lo voglio controllare, loro vogliono 177 euro più IVA, più oneri vari, quindi le immagini, è una cosa assurda, capito? Per il resto... Riesce a rateizzare questo importo? Loro questo importo me lo rateizzano anche, ossia me lo rateizzano. Loro in due volte, la prima metà la vogliono in contanti, l'altra metà dopo 30 giorni. Io questa cifra che loro mi hanno chiesto, 1970, la andavo a pagare nell'arco di 2 anni, prima con la Prometeo, la vecchia società. Io lo sbalzo, l'avevo già visto dalle bollette precedenti, ha capito? Che prima non pagavo tutte queste cifre qui, assolutamente. E in più le voci, perché un consumo reale, se ci fosse, di metano, 675 euro, vado a pagare 346 euro di trasporto, poi 516 di oneri vari, è un'assurdità, capito? Poi, la maggior parte sono tasse? No, le immagini, da 1970 tolga 675 euro, immagini ci metta l'IVA, no, la maggior parte, è tutte tasse, capito? Oltre alle spese normali, le tasse, l'IMU che sto pagando, mi trovo una bolletta del genere, io non sono all'altezza di poterla pagare, assolutamente. Se loro me la rateizzano nell'arco di un anno, 2 anni, sì, basta, dopo chiudo. Perché se no sono costretto che loro arrivano e mi tolgono il metano praticamente.
E sull'argomento l'ex sindaco di Fano Stefano Aguzzi ha presentato un'interpellanza in consiglio comunale. Dopo alcune lamentele ricevute, ha detto Aguzzi, mi sono reso conto della poca chiarezza e della cifra eccessiva riportata nell'ultima bolletta rispetto a quelle dei mesi scorsi. E alcune precisazioni oggi sono arrivate dall'Aset Holding, l'azienda che gestisce il servizio. Queste bollette stanno creando preoccupazione, apprensione nei cittadini, soprattutto nelle fasce più deboli. Voi vi siete subito attivati però? Sì, abbiamo immediatamente recepito le difficoltà dei cittadini e quindi come azienda abbiamo chiesto spiegazioni, indicazioni a Prometeo. E infatti ieri sera proprio Fano TV ha mandato appunto il comunicato stampa rilasciato da Prometeo in cui è evidente quanto costa il gas e quanto è alta l'imposta fiscale, quindi il 38% costa appunto il gas. Certamente Aset Holding ha immediatamente chiesto a Prometeo di controllare maggiormente i dati e i cittadini che vogliono ovviamente accedere ai nostri uffici saranno accolti con più ancora precisione anche nelle stesse loro difficoltà e contatteremo direttamente, ho sentito la signora ieri sera diceva appunto che bisogna contattare Prato, no? In realtà ci possiamo mettere immediatamente in contatto noi e quindi cercheremo di fare il meglio possibile per ridurre il disagio dei cittadini. Allora, abbiamo sott'occhio la bolletta proprio del Presidente, Susanna Testa, che ci serve da esempio. Spieghiamo il meccanismo degli acconti e dei conguagli. Nella bolletta noi comunichiamo sempre che occorre, ebbene per l'utente, mi raccomando, fare la lettura del contatore e qui è indicato esattamente il periodo. Qua potete vedere l'ultimo periodo, che è il prossimo, dal 27 di luglio al 31 luglio 2016. Quindi se l'utente farà questa ulteriore lettura nella prossima bolletta che sarà trimestrale, perché l'estate si consuma un po' di meno, avrà una bolletta proprio sul reale consumo. Questo è consigliabile perché le stime magari possono riportare i valori presunti dell'anno precedente, quindi con la lettura data dall'utente uno ha una fatturazione più pulita. Ribadiamo che a conguaglio i consumi e gli acconti verranno livellati in questo senso. Questo già chiudiamo la prima fatturazione del primo periodo fino al 30 di aprile. Al 30 aprile. Se eventualmente rileviamo dei valori anomali o li riteniamo più elevati rispetto al nostro reale consumo, che cosa si può fare? Consigliamo di verificare se il contatore gira correttamente, quindi spegnere la fiammella della caldaia, chiudere la cucina, la manopola, che non ci sia altro consumo in casa, scendere subito a vedere il contatore e lì vedere subito se il contatore gira è un problema e che avvisarci, quindi chiamarci. Poi se invece il contatore è fermo vuol dire che funziona bene, è corretto. Cambiamo argomento, giornata importante oggi per migliaia di studenti che hanno affrontato la prima prova degli esami di maturità. Vediamo com'è andata. Notte prima degli esami. Allora ragazzi, com'è andata? Ma spero bene. Spero bene, dai, non è stato poi così traumatico come si crede. Le tracce come vi sono sembrate? Tracce interessanti, quella che ho scelto io particolarmente parlava del senso del confine, dell'etimologia e i confini simbolici, quindi era anche molto, molto attuale come traccia. Siete i primi a essere usciti fuori, idee chiare oppure insomma tempi veloci? Idee chiare perché era forse più la tensione per l'esordio all'esame, alla fine il tema, la parte più facile se vogliamo, poi avremo matematica domani e non penso che saremo i primi. Che tema hai scelto? Io socioeconomico, parlava del PIL, erano tutti molto attuali comunque come tematica. Che tema hai fatto? Ho fatto il saggio breve, ambito storico-politico, quindi tipologia B, sull'importanza del paesaggio. Come mai hai scelto questo tema? Più che altro perché è quello che mi ha attirato di più. Poi trovo che il paesaggio effettivamente abbia una sua importanza anche all'interno della società, proprio come testimonianza di qualcosa, del passaggio dell'uomo e dell'evoluzione della società.
Io ho scelto socio economico, quindi il rapporto che c'è tra crescita economica e crescita individuale, sociale, comunque benessere generale di uno Stato. E devo dire che tra le tracce, cioè rispetto magari agli altri anni o comunque alle prove che abbiamo fatto in classe, c'erano meno documenti e quindi ti lasciava, diciamo, più spazio, cioè eri un po' più libero di esporre come volevi. Prova difficile o impegnativa, come la definiresti? Normale, diciamo, come le altre prove, soltanto che appunto era più libera, quindi avevi più possibilità di esprimere quello che volevi dire senza tenerti a troppe tracce diverse magari. Domani c'è un'altra prova impegnativa, insomma, adesso archiviato l'italiano. Oggi si studia. Si studia. Sì. E cosa farai? Hai già pensato a cosa farai dopo? Prossimo anno vado a fare biologia a Urbino, per poi fare criminologia, provare a entrare nei RIS di Parma. Il tema l'hai sviluppato come? Sono partita dal fatto del paesaggio, perché parlava del paesaggio, e ho sviluppato il fatto che si sta industrializzando anche il paesaggio, che come per esempio con i pannelli solari, così. E poi ho detto che comunque il paesaggio è un bene importante. Tu che traccia hai scelto? Quella artistica letteraria. Come hai sviluppato l'argomento? Allora, parlavo del rapporto padre-figlio nel corso del Novecento e ho collegato gli argomenti studiati di italiano. Perché hai scelto questa traccia rispetto alle altre? Ho scelto questa perché le mie conoscenze in italiano erano buone, sapevo di che parlare, idee chiare, buttato giù, finito anche abbastanza presto. Com'è andata allora? È andata abbastanza bene, credo. Non troppo male. Diciamo meglio feriti che morti. Che tema hai scelto? Ho scelto quello storico-politico, ho parlato un po' del paesaggio italico e è andato dai, non è andato. Pensavo peggio alla fine. Le tracce come ti sono sembrate in generale? Le ho lette tutte, ci ho messo un po' per leggerle tutte. Alcune non fattibili, altre come quella che ho scelto fattibile. Siamo andati abbastanza bene. Domani, seconda prova, domani impegnativo. Domani molto impegnativo, infatti adesso tocca andare a casa e fare abbastanza esercizi, se no speriamo di copiare. No, scherzo, non è vero. Andiamo avanti con una notizia di cronaca. Il giudice per udienze preliminari del Tribunale di Urbino, Vito Savino, ha rinviato a giudizio per omicidio premeditato con l'aggravante della crudeltà Igli Metta, il 21enne reo confesso, e Mario Mema, di 20 anni, accusati della morte di Ismaele Lulli, il 17enne trovato sgozzato nelle campagne di Sant'Angelo in Vado la scorsa estate. Per i due giovani il processo con rito ordinario in Corte di Assise si aprirà a Pesaro il 13 luglio prossimo. Gli imputati rischiano 30 anni di carcere. E grazie a un contributo della Regione Marche potrà essere ripristinato il servizio docce all'Opera Padre Pio. Vediamo il servizio di Lino Balestra. Potersi fare una doccia calda, radersi, mettersi abiti puliti sembra una cosa scontata, ma per alcuni di noi questo non è sempre possibile. In una società che non fa sconti a nessuno, alle volte il baratro dell'emarginazione sociale è molto più vicino di quello che pensiamo. Basta frequentare la mensa di San Paterniano in un giorno qualsiasi per rendersene conto. Le cause? La perdita del lavoro, una separazione dal coniuge e non riuscire a pagare più l'affitto di casa, le utenze, non avere più una dimora e non potersi cambiare gli abiti diventa la realtà. E non più un film hollywoodiano. L'iniziativa è nata in maniera estemporanea, del tutto naturale, semplicemente nata con una mail che ci ha inviato il consigliere regionale Mirko Carloni alla nostra casella di posta elettronica istituzionale chiedendoci un incontro per sapere le nostre attività, per conoscere il nostro lavoro. Durante questo incontro noi abbiamo rappresentato l'esigenza di ripristinare il servizio docce che abbiamo dovuto interrompere a causa della vetustà dei nostri impianti termoidraulici. Noi abbiamo presentato un progetto, il consigliere Mirko Carloni ha sostenuto e ha creduto in questo progetto e quindi oggi, diciamo così, possiamo festeggiare il primo contributo da parte della regione diretto all'associazione San Paterniano per il ripristino docce e servizio barberia. Oltre alla nostra vita, il rischio è quello di perdere la considerazione di se stessi, la dignità.
il sentirsi ancora parte della società, ed allora risalire la china diventa ancora più difficile. Ci sono molte persone, i cittadini fanesi, che in questo momento sono in grandi difficoltà e magari per un momento, per un periodo, rischiano di cadere nella povertà, e se non c'è, oltre al cibo, anche un aiuto per non perdere la dignità, il rischio di così imbarbarimento, in qualche modo di allontanamento sociale, di disadattamento sociale, è molto alto. Quindi questo progetto cosa fa? Permette che oltre al cibo una persona possa lavarsi, farsi la barba e uscire dall'opera San Paterniano, dall'opera Padre Pio, anche recuperando un po' la sua dignità di persona, magari trovando anche l'opportunità di lavoro, magari evitando che si debba vergognare appunto perché non ha la possibilità di lavarsi. Quindi io credo che questo progetto che l'opera Padre Pio ha presentato è molto interessante, rispecchia e rappresenta un'esigenza nuova, e secondo me in questo momento è giusto aiutare, fare ogni sforzo perché chi in un momento della vita vive una difficoltà non cada nel rischio di essere emarginato e non trovi qualcuno che gli dà una mano, non solo a sfamarlo, ma anche a recuperare subito quella dignità che serve per poter vivere il contesto sociale. E sempre la Regione Marche finanzierà con 35.000 euro il Carnevale di Fano. Ad annunciarlo i consiglieri Minardi del Partito Democratico e Carloni di Area Popolare. Ieri in aula infatti è stata approvata la variazione di bilancio, nel quale è previsto l'importante contributo che permetterà di promuovere e valorizzare l'evento fanese dal punto di vista culturale, sociale e turistico. Prende il via domani alle 18 in piazza 20 settembre a Fano la quarta edizione di Passaggi Festival, la rassegna nazionale della saggistica che quest'anno ha come tema la felicità possibile. Alla manifestazione, che ha ottenuto anche il patrocinio del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, parteciperanno da giovedì a domenica politici, giornalisti e intellettuali. Due i premi conferiti in questa edizione. Il premio Andrea Barbato, patrocinato dall'Ordine dei Giornalisti delle Marche, sarà conferito a Corrado Augi, che aprirà il festival giovedì 23 giugno, mentre il premio Passaggi sarà consegnato all'ex magistrato di Mani Pulite Gherardo Colombo il 24 giugno. Ancora eventi, tutto esaurito ieri sera alla BCC di Fano per il concerto della Grande Orchestra Bagutti. Non c'era neanche un posto vuoto martedì sera al concerto della Grande Orchestra Bagutti, andato in scena alle 21.30 all'Arena BCC di Fano. Un colpo d'occhio straordinario, quello offerto dal suggestivo teatro all'aperto che per l'occasione ha ospitato circa 1.300 persone. L'evento ha superato le più rose aspettative, ha commentato il presidente della Proloco Etienne Lucarelli. Vedere l'arena così piena in tripudio per un'orchestra di questa caratura è stato davvero emozionante. Gli artisti hanno scelto la città della fortuna per lanciare il tour nazionale Siamo l'Italia che balla, che vedrà protagoniste le cinque orchestre unite in concerti in tutto lo stivale. Un appuntamento anche di promozione, poiché sono arrivati gruppi provenienti dall'Umbria, Toscana, Lazio ed Emilia-Romagna. Sono sicuro che i turisti, ha aggiunto il vicepresidente della Proloco Bartolucci, prenderanno in considerazione Fano come prossima meta per le vacanze estive. Eventi come questi sono fondamentali per far rimanere i fanesi in città e per renderla sempre più appetibile a livello turistico. E con questa notizia chiudiamo qua il nostro telegiornale. Grazie della vostra attenzione, arrivederci a domani.